Eccomi qua, sono salito sul tetto del furgone. Ecco lo scettro per aprire il nostro tendalino. Siamo arrivati a Monte Carlo. Siamo Carlo e Serena e dopo tanti viaggi in Africa e Asia, un trekking in Nepal ci ha cambiato la vita. Abbiamo deciso di lasciare i nostri lavori per realizzare un sogno, dall'Alaska all'Argentina in van. Abbiamo camperizzato un Fiat Ducato in Italia e spedito in Canada. Nell'agosto del 2019 è iniziato il nostro meraviglioso viaggio. Dopo 2 anni siamo arrivati a Panama e abbiamo deciso di prenderci una pausa, tornare in Italia e allestire un van più grande e confortevole che sarà la nostra nuova casa su ruote. Fine lavori, è proprio vero. Questo è l'ultimo episodio sui lavori di conversione di Nirvan 2.0. Sono passati 6 mesi da quando abbiamo acquistato questo van per la nostra seconda grande sfida, ovvero riuscire a creare uno spazio confortevole, accogliente e funzionale per vivere e lavorare viaggiando ed essere indipendenti il più possibile. Non è stato facile, ma è stato davvero entusiasmante. Ma ora torniamo a noi. Come ultimo capitolo di questa avventura vi descriveremo l'allestimento esterno di Nirvan 2.0. Buongiorno ragazzi e benvenuti sul nostro canale. Ormai siamo alle battute finali di questo allestimento di Nirvan 2.0 che è durato ben 6 mesi, 6 mesi e mezzo, poco più. Vi abbiamo raccontato come abbiamo realizzato i lavori su tutto, partendo dall'isolamento, dalle finestre, gli oblò, cucina, l'impianto elettrico, ma non vi abbiamo mai parlato di ciò che abbiamo installato all'esterno del nostro van. E quindi l'obiettivo di questo video sarà spiegarvi che cosa abbiamo installato all'esterno, ovvero sul tetto e sui lati del tetto. In particolare vedremo i pannelli solari, che sono la fonte dove noi attingiamo energia utilissima dal sole per cucinare, infatti è uscito in questo momento, e poi il tendalino, che è utilissimo perché di fatto raddoppia la superficie della nostra casa su ruote, perché dà un'area di ombra al riparo dalla pioggia e degli agenti atmosferici. Quindi in questa cornice meravigliosa tra le montagne della Provenza e una foresta bellissima, dove devo dire ci vengono a trovare anche un sacco di animali perché qui vicino c'è una riserva, adesso vi faccio vedere un po' che cosa c'è sul tetto e poi vi spiego tutto. Allora, cominciamo dai pannelli solari. Per andare su abbiamo montato una scaletta qui molto comoda della Fiamma, poi accanto qui c'è anche un portabici e quindi saliamo per vedere i pannelli solari e tutto ciò che c'è sul tetto. Prima di salire volevo dirvi che abbiamo deciso la disposizione di tutti gli accessori già prima di realizzare il tutto. Vedrete che gli spazi tra un prodotto e l'altro sono davvero 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 ravvicinati. Eccomi qua, sono salito sul tetto del furgone. Non vi preoccupate perché il tetto può reggere il peso di 2 persone. Passiamo ad analizzare tutto ciò che abbiamo montato qui sopra. Cominciamo dalle cose che avete già visto. Qui c'è il condizionatore, quello della Indelbee che abbiamo già installato. E lì ci sono gli oblò che avevamo montato in un video precedente. Questi qui che vedete sono i pannelli solari, di cui io vado particolarmente orgoglioso perché ci ho messo tantissimo per trovarli. In pratica la sfida era di farne stare 2, uno accanto all'altro, senza fare in modo che il pannello sporgesse, quindi si potesse vedere dal basso, e lì potessi installare il tendalino. E come vedete ci stiamo giustissimi. Quindi i pannelli che vedete alle mie spalle ovviamente sono 2 da 200 watt l'uno e sono di un'azienda tedesca che si chiama SolarV. Vi lasciamo il link in descrizione dei nostri pannelli perché magari a qualcuno possono interessare. Sono molto belli perché sono neri, hanno tutti i bordi neri e mi piace molto il contrasto che c'è tra il blu e il nero del pannello. E questi pannelli monocristallini hanno una tecnologia che si chiama PERC, dove in pratica le celle sono più grandi, quindi
la luce viene attratta maggiormente e sono più efficienti. E soprattutto le dimensioni sono più contenute. Il significato della parola PERC, che riguarda le celle, sta per Passivated Emitter and Rear Cell, dove praticamente l'obiettivo è quello di tirare fuori il maggior numero di elettroni da una cella. E per fare questo la tecnologia PERC agevola l'imprigionamento della luce sulla superficie posteriore, ottimizzando così la cattura degli elettroni e quindi aumentandone l'efficienza. Ora non voglio rendere questo video molto tecnico, però so che alcuni di voi ci chiederanno perché abbiamo installato i monocristallini rispetto ai policristallini, e la mia risposta del tutto non tecnica è perché i monocristallini ci stavano veramente bene sul tetto e non sporgevano. Inoltre, confrontandomi e leggendo un po' in rete, ho visto dai grafici che avere un pannello policristallino o monocristallino, alla fine della giornata la produzione è quasi la stessa. Senza scendere in dettagli tecnici, i monocristallini sono più efficienti con la luce perpendicolare, mentre i policristallini funzionano anche se il sole è basso. E un altro tema fondamentale è quello che i pannelli sui veicoli recreazionali vengono installati con un angolo di 0 gradi rispetto all'orizzontale, quindi sono praticamente piatti, e invece i pannelli solari di solito si installano con un angolo e una direzione ben precisa. Ora, mi sono documentato anche su questo e alla fine non si avranno i 400 watt sperati se non in opportune condizioni, però già stiamo vedendo che anche se siamo ad aprile e l'angolo zenitale, che è praticamente l'angolo che fa il sole sull'orizzontale, di circa 60 gradi, la produzione si aggira intorno ai 280-300 watt. Se il video è troppo tecnico mi fermo, fateci tutte le domande nei commenti. Per chi magari ha già un pannello installato sul proprio camper, può vedere che infatti la grandezza della cella è diversa da quella delle celle tradizionali, perché lo spazio tra le due celle è più ristretto, e inoltre la cella è di 16x16, quindi è più grande. In questo modo gli spazi sono ridotti. Infatti questo pannello misura, se non sbaglio, 67 cm per 140 cm. Come potete vedere, i pannelli si vedono veramente poco dal basso. E cosa importantissima è che l'installazione non l'abbiamo fatta noi, l'abbiamo fatta fare a un installatore certificato. Abbiamo lasciato dell'aria sotto perché i pannelli si surriscaldano e quindi diventano meno efficienti. Perciò sono installati tenendo in considerazione qualche centimetro d'aria tra il tetto e il pannello solare. Attualmente il sole che si trova lì è nel suo punto di picco per la giornata di oggi, siamo ad aprile. I pannelli sono installati in piano sul tetto e producono meglio quando il sole è praticamente sulla verticale. Ci sono dei siti dove si può vedere, in base al posto in cui si è, qual è l'angolo zenitale, ovviamente sempre rapportato al periodo dell'anno in cui siamo, perché ci troviamo a una latitudine di circa 45 gradi. E ho potuto vedere che l'angolo attualmente è di circa 60 gradi, quindi produzione di 250, nei picchi 300 watt, con pannelli da 400 watt. Ovvero stiamo producendo nella giornata circa 1 kW nelle giornate come queste, dove c'è un po' di nuvolo, mentre arriviamo a 1,5 kW, 1,8 kW quando c'è sole, che detto in parole povere sarebbe circa un quinto o un sesto della capacità della batteria. Ma vi ho detto nel video relativo all'impianto elettrico che la maggior parte dell'energia arriva dall'alternatore. Ecco, adesso che c'è il sole stanno entrando per esempio 215-213 watt. E i pannelli sono collegati in parallelo perché in caso di una zona d'ombra dove un pannello magari è coperto perché siamo sotto un albero, questa configurazione risulta la più efficiente rispetto che a collegarli in serie. Poi possiamo leggere tutti i dettagli della produzione giornaliera sulla app del regolatore MPPT della DS Tech, che praticamente ci dice ogni giorno quanti kilowatt, quanti watt il sole ci regala. Thank you.
come vi diceva prima Carlo, adesso vi faremo vedere meglio in dettaglio il tendalino di fiamma, che è un F80S nero, perché vabbè, si abbinava col resto dei colori del van. È da tetto, non da parete, ci sono due tipi di tendalini, abbiamo scelto questo perché non sporge. Ecco infatti uno dei tre attacchi che sono per il nostro Fiat Ducato, dove si aggancia semplicemente il tendalino. Praticamente stiamo parlando di questi attacchi qui. Su tutti i Ducato sono presenti e le staffe vengono semplicemente agganciate qui. Durante le giornate di shooting abbiamo imparato perfettamente come aprirlo da Giuseppe, mitico di fiamma, che ci ha fatto vedere come si fa. Corso di apertura del tendalino, cioè. E poi decidete. Ce la possiamo fare. E poi decidete l'altezza. Okay. Cioè, tu lo apri giusto per appoggiare, almeno così ti rilassi. E dopo da qua decidi l'altezza. Okay. Hai capito? Beh, il maestro qua. È il maestro. Siamo andati proprio nella sede di Fiamma per montarlo e infatti vi facciamo vedere. Andiamo ad aprirlo e andrete a vedere come la nostra casa diventa ancora più grande. Ecco lo scettro per aprire il nostro tendalino. È la prima volta che lo faccio io, quindi vediamo se me la cavo. Bisogna tenerlo perpendicolare al tendalino, quindi più o meno in questa posizione e via. Una volta raggiunta più o meno l'altezza in cui si riesce ad arrivare, prendiamo le paline, eccole qua. Si sganciano le paline così e poi si mettono in questa posizione all'altezza desiderata. Man mano che si apre il tendalino, poi si può aprire di quanto si vuole, si raddrizzano le paline. Beh, direi che va bene, dai. Io direi che va benissimo, lo spot è incredibile. Come vedete il telo sopra è grigio e il tendalino è tutto nero. Qui si possono mettere dei picchetti, uno qui e uno qui, e anche dall'altra parte ovviamente. Ed ecco il risultato finito. Abbiamo una zona d'ombra grandissima sotto il nostro van con sfondo foresta. Arrivati a Monte Carlo, la guarderemo solo dall'alto perché non è nelle nostre tasche e poi siamo un po' allergici alle grandi città, quindi ce la godiamo da qui perché è fantastica dall'alto. Abbiamo trovato un posticino molto carino. Infatti ci sta solo il nostro van praticamente e c'è una vista veramente bella perché si sale da qui oppure anche qui dove c'è il van. Ecco, a pochi metri c'è questo strapiombo. Wow. Freno a mano tirato ovviamente. La Costa Azzurra. Di là c'è l'Italia. Bene ragazzi, noi vi salutiamo, rientriamo in Italia, questo viaggio di test si conclude, è andato veramente bene, siamo contenti. Nirvan 2.0 è veramente all'altezza delle aspettative. Anche oltre le aspettative, dovremo un po' alzarlo, quello è l'unico problema, infatti lo faremo, però tra un po'. Vi lasciamo tutti i link dei prodotti che vi abbiamo esposto in questo video, nella speranza che vi possano essere d'aiuto. E quindi ci vediamo al prossimo video.